Il caro carburante e la crisi del settore agricolo al centro di una proposta di legge presentata dai consiglieri regionali di Italia Viva, Braia e Polese. Le aziende agricole, evidenziano gli esponenti politici, stanno pagando un prezzo molto alto e rischiano di abbandonare i campi. È necessario un contributo straordinario per alleviare gli attuali maggiori costi generati soprattutto dall'incremento del costo carburante. La proposta di legge prevede sostegni per le aziende sul carburante agricolo con un contributo minimo di 35 centesimi al litro di carburante, con limite massimo di 1.500 litri per azienda, capace di generare per l'anno in corso un contributo per azienda sino a 525 euro. La spesa complessiva prevista è di circa 4,2 milioni di euro che Braia e Polese ipotizzano possa essere ricavata dai fondi legati alle estrazioni. Per gli esponenti di Italia Viva si potrebbe estendere il concetto di sostegno alle altre imprese degli altri settori, riducendo le tasse regionali legate alle partite IVA o reintroducendo il contributo gas del 2015 per le famiglie. La Basilicata, concludono, dispone delle sue potenziali leve economiche di gas e petrolio. Deve attivarle per sostenere i suoi cittadini e le sue cittadine.